Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio della Legacy Challenge. Allora, ragazzuoli belli, prima cosa fra tutte, la nostra Giorgia è cresciuta. Guardate, sta dormendo. E sì, le ho messo il letto in mezzo alla sala. Ragazzi, dobbiamo cambiare appartamento e alcuni di voi mi hanno consigliato di andare a vivere, di trasferirci per l'ennesima volta, ragazzi, perché c'è Daniel praticamente 1, 2, 3, questo sarebbe il quarto trasferimento nell'ex casa di Raj, che praticamente è una casa molto molto più grande rispetto a questa. E quindi io direi che, dato che ci sono i soldi, hanno due lavori molto buoni, direi che ne approfitterei con davvero con grande diciamo con grande entusiasmo. Allora, ho bloccato la crescita perché il nostro Gabriel oggi sarebbe praticamente cresciuto, ma io, prima di farlo crescere, che lo farò crescere nel prossimo episodio, devo fare una cosa molto importante. Nello scorso episodio Gabriel ha visto il padre, cioè Jerome, l'ha seguito, diciamo, al karaoke. Lui era uscito col cugino più grande e praticamente gli ha detto che vorrebbe avere un rapporto con lui. Ovviamente Gabriel, che diciamo ha vissuto l'abbandono quando era piccolo, diciamo che questo è stato un trauma, e quando chiese a sua madre dove fosse suo padre, ovviamente la madre gli ha detto che non era Raj il suo papà, ma che il suo papà aveva deciso di seguire la carriera. Quindi ovviamente il nostro Gabriel, quando ha visto Jerome, ovviamente gli ha dato addosso. Ovviamente quando è tornato a casa, poi Daniel l'ha fatto ragionare un po', gli ha detto: guarda amore mio, io sono stata adottata e i miei genitori mi hanno tenuto nascosto un fratello che io però ho voluto subito conoscere. Ho trovato comunque una persona squisita e tu hai uno zio grazie al fatto che io ho voluto comunque vedere e conoscere mio fratello. E quindi gli ha detto: prova a dargli una seconda possibilità, magari è cambiato, magari adesso è pronto per avere anche un figlio. Quindi il nostro Gabriel, oggi che è sabato e praticamente diciamo non va a scuola, allora innanzitutto io direi che qui fai attività extracurriculare, cioè lui pazzesco, cioè c'ha 10 a scuola, è un bimbo prodigio. Guardiamo un po', tra l'altro deve fare livello 10 di abilità motoria. Quindi io verrei qui innanzitutto e lo farei esercitare nella battitura. E poi verso le 10, vedete, lo voglio fare con voi, ho portato un po' avanti, diciamo, l'abilità. E infatti, aspirazione completata. Gabriel ha appena realizzato il proprio sogno di infanzia di diventare un piccolo atleta. Tratto guadagnato, doti fisiche. Molto, molto bene, ragazzi. Abbiamo raggiunto il livello 10 di abilità motoria. E come potete vedere qui, a parte che lui è responsabile, abbiamo un nuovo tratto che è doti fisiche. Eccola qui, ragazzi! Non ci credo, quanto è bella! Allora ragazzi, io non l'ho modificata per niente, se non gli abiti. Scusate, guardate, ma c'è il broncio! Ma perché? Secondo me perché c'ha fame. Sì, c'ha fame, quindi vieni qui e mangiati il pasticcio di verdure, dai, non disturbare i genitori. Ah ragazzi, gli ho messo come tratto alla nostra Giorgia, gli ho messo il tratto frivola, perché non l'ho mai provato, bizzarri originali, questi bebè adorano raccontare barzellette e diventare giocosi, acquisiranno l'abilità di immaginazione un po' più velocemente, tratto della personalità. Adoro questa cosa, mi piace tantissimo. Frivola non l'avevo ancora provato, perché nei miei gameplay abbiamo provato insieme, tra l'altro abbiamo provato indipendente, curiosa, angelica, viziata e frivola, quindi ne mancavano un pochino, tra cui appiccicosa e accattivante. Ho detto: no vabbè, Giorgia la voglio frivola, quindi la voglio un po' simpatica, cose del genere. Allora potremmo darle del cibo, tipo dai il cibo dall'inventario, no, tipo ok, lascialo lì e vai in bagno e lei te lo ruba. adoro. Vabbè, ma oggi non voglio parlare di Giorgia, magari ne parliamo nella seconda parte del video, se non perdiamo troppo tempo. E io con il nostro
Gabriel, che tra l'altro è pessimista, c'ha una sensazione di tristezza, sì, Gabriel, viaggerei e andrei a trovare il papà, perché ovviamente Jerome, che è qui, no, senza Jerome, oddio, ma che vestito ha Jerome? Jerome ha lasciato l'indirizzo a Gabriel, quindi ovviamente Gabriel sa dove deve andare. E ovviamente il nostro Jerome, che voleva fare il cantante, secondo voi in che cittadina potrebbe mai essersi trasferito se non a Del Sol Valley, nella città, diciamo, delle persone famose? Ora, lui non è famoso, ma l'ho trasferito lì. E ragazzi, ci sarà anche una sorpresina. Ci vediamo appunto quando entro in casa. Eccoci ragazzi, siamo arrivati. Ebbene sì, questa è la casa di Jerome Sinclair. Ragazzi, ebbene, ok, però guardate che casa pazzesca che ha. Vabbè, che ve lo dico a fare. Dov'è la porta d'ingresso? Aiuto! Forse è questa. Oddio, non trovo la porta d'ingresso, raga. Ok, vai qui. Non so qual è la porta d'ingresso, raga. Scusate, mi sono un po' perso. Quale potrebbe essere? Ok, allora, scusatemi, eh. Quella non è. Sarà questa? No, forse è di qua la porta d'ingresso? Sì. L'accesso alla casa di una celebrità è riservato finché non viene stretta una relazione con un membro dell'unità familiare. No, vabbè, perché questa è una... Cioè, vabbè, ma ti immagini? Ti immagini? Non possiamo accedere perché... Cioè, lui sconsolato se ne sta andando. No, amore. Ok. Invita nel lotto attuale. Vediamo un po'. Vediamo cosa ci risponde. Jerome è già qui. Eh sì, ma dove? No, non può, ragazzi. Poveretto, perché è la casa di una celebrità, quindi viene respinto. Ma non è che qui... Aspetta. Qui c'è Linnea Johnson, ragazzi. No, va bene. Allora facciamo così. Il nostro Gabriel torna a casa. Anzi, facciamo così, guarda. Veniamo qui. Qui ci dovrebbe essere tipo un parco. Vai qui. E vediamo se magari ci raggiunge. Qui ci sono dei bambini che noi conosciamo. Tom Pancakes. E poi c'è una tipa, dovrebbe essere Olivia questa. No, Elvi Delgado. No, non ci credo, raga, veramente. Invita nel lotto attuale. Ora ci dirà che è già qui, tipo. Eh sì, Jerome è già qui. No, chiacchiera, via. E questo chi è? Pranav Datta. Stanno chiacchierando al telefono. Gli dice, papà, ma io... sono venuto, cioè Jerome, io sono venuto a casa, ma non posso entrare perché è una casa di celebrità. E allora Jerome gli dice, guarda, andiamo insieme in un parco. Andiamo nel parco insieme e così. Preferirebbe non venire, ragazzi, no! Povero Stellina, no! Che peccato. Andiamo qui, nel parco dei World. Andiamo un po' in giro per Del Sol Valley. No, ma Jerome non si fa così. Povera Stella, ma non si fa. Cioè, mica, cioè, prima ha fatto tutto il fatto e poi lui non preferirebbe non venire. Perché la casa è per celebrità, ragazzi. Ebbene sì. Eh sì, perché ovviamente Jerome comunque è diventato... Cioè, è diventato un cantante famoso. Ma non vive da solo, ragazzi. È questo il... problema serio. Quindi io credo che magari faccio crescere il nostro Gabriel. E poi oddio, aspetta, proviamo a invitarlo. Via, facciamo così. No, che peccato. Vai qui, amore bello. Tra l'altro questi posti sono bellissimi a The Soul Valley. Cioè, guardate che non mi dà neanche l'interazione per poterlo chiamare. No. Coniuge Linnea, per l'appunto.
Povera Stella. Povero. Cosa sta facendo? Ah, cosa si sta comprando? Ordina del cibo. Va bene, io direi un bel cupcake Red Velvet, via. Absolutely, perché c'ha fame lui, giustamente. Grazie. Chi è? Ucupanipo e Kekia. Ma che persona è? No, povera Stella, comunque mi dispiace. Carino! Vabbè, comunque Gabriel è super super cute. Cioè, mi piace tantissimo. Vediamo se... Non possiamo, raga. Loro, lui possiamo. Beh, allora sai che c'è? Chiama Cristina, via. Chiama Cristina Bida. Hey you! Arriverà molto presto. Dai, parliamo con la nostra Cristina. Stringiamo amicizia. Eccola! Cristina! Parla della scuola, via. Andiamo a parlare con Cristina. Bellini, Cristina è bellissima, ragazzi, io l'adoro, Cristina Bida. Riferimento alla cultura pop. Fai un'imitazione, ovviamente il nostro Gabriel gli dice, guarda, io forse voglio dare una seconda possibilità al mio papà. Però alla casa non posso entrare, perché è una casa per celebrità e lui mi ha detto che ora aveva da fare. Quindi, boh, forse ci riproverò più in là. Comunque, cara la mia Cristina, io voglio fare una festa di compleanno. Voglio fare una festa di compleanno e sicuramente tu sei invitata, senza ombra di dubbio. Ma questo sono pancakes, quanto è bello! E Cristina dice, sì, che bello! Anch'io devo crescere, in realtà siamo gli ultimi rimasti. Cito un personaggio dei cartoni animati. Parla dei giocattoli. Aumenta anche l'educazione. Gioca di fantasia. Questa dovrebbe essere sgradita, dovrebbe essere la nonnastra. Raj inizierà fra un'ora a lavorare. Allora, fatemi capire un attimo. Lui ha fatto tutto? Sì, più o meno. Vabbè. Puoi tranquillamente. Lei deve invece raccogliere 20.000 simoleon di donazioni. Allora, io tornerei a casa a questo punto e giocherei un po' con sicuramente la nostra Giorgia e la nostra Danielle, dato che oggi c'è più o meno un bel tempo. Andrei a raccogliere un po' di donazioni. Qualcosina l'ho già raccolta. Ho già raccolto un po' di donazioni. Sono arrivato, mi sa, intorno ai 13.000 e dobbiamo arrivare, ragazzi, ai 20.000. Però è l'ultimo stadio di questa carriera politica. Adoro. No, piove, ovviamente, mai una gioia. E qui perché c'è Daniela Alberghini? Da dove spunta? Allora, conosciamola, via. Presentazione amichevole. Tu puoi tornare a casa. Sì, vai dove vuoi. Lei... Ok, con la nostra Danielle... Oddio, scusate. Oh, Giorgia è uscita. Ciao Daniela. Ciao, io sono Daniela. In tutto questo rallegra. Scusate, devo togliere i muri. Lo so, avete ragione. Non mi odiate. Lui sta andando al lavoro? No, sta andando a prendere la piccola. Adoro. Vabbè, lui è un papà pazzesco. Sì, stringiamo amicizia. Scusa, racconto una storia sensazionale. Complimento sincero. Parla della temperatura fresca, acquisita l'abilità di pensiero. Complimento sincero. Intanto Cristina è tornata a casa. E intanto potremmo... Ehi, dove stai andando? È andata a casa? Allora, tu lavora sodo. Che anche tu devi cercare di avere una promozione. Condividi foto. No, carriera politica, vorrei, amichevole, carriera politica, innanzitutto guida alla causa. Daniela Alberghini, comunque questa è la mia Daniela Alberghini col make-up, cioè fatto con, come si dice, con chi della sua giornata. Aver promosso con successo la causa, molto bene. Chi dell'autore preferito. Dopo che ha subito il mio, diciamo, makeover. Make-up, ho detto, scusate, ho sbagliato. Abbraccia, cerchiamo di diventarci amici perché dobbiamo chiedere una donazione di 1.000 simoleon, ragazzi. Parla della pioggia, sì, parliamo di tutto quello che ti pare e raccogli una donazione. In tutto questo lei è a livello 1 di fama, raga. Ebbene sì, è riuscita ad assicurarsi una donazione di 1.000 simoleon. Molto bene, guardate chi c'è lì. Beh, spettegola. Andiamo a spettegolare. Così. Ok,
in camicia da notte. Ciao Arun, come stai? Rallegra? E lamentati della pioggia. E poi, visto che ci troviamo, ragazzi, amichevole, beh, che dici? Non gliela chiedi un'altra donazione di 1000 simoleon? Così in amicizia. Ma lei che problemi ha? Perché è triste? Deve dormire. Amore bello, vai a letto, via, ti ho messo un letto qui al centro della sala. Lui intanto pulisce. Tu sei la prossima vittima, lo sai, vero? Daniele è riuscito a assicurarsi una donazione di 1000 simoleon. Ah, chiediamole anche a tua moglie, scusa, racconta una storia sensazionale. Visto che ci troviamo, raga, andiamo a prendere questi altri 5000 simoleon. No, non te ne andare. Dove stai andando? Ah, non se n'è andata, porca miseria. E, discuti degli interessi, via. Parliamo con Cameron. Ciao, Cameron Lewis. Senti, senza indugiare troppo, amichevole, carriera politica, raccogli una donazione di 1000 simoleon. Questa cosa che quando raccogliamo 1000 simoleon aumentiamo la fama, mi piace un sacco. Davvero un sacco. Perché, wow, cioè stiamo quasi raggiungendo la seconda, diciamo, stellina ad oro. E sono 16.000 simoleon, ragazzi. Perché non sta a dormire? Allora, facciamo così, guarda. Allora, aspetta. Legge a Giorgia per farla addormentare, così aumenta la... ma lui... Favoloso. Che ci lava i piatti. Che bravo bambino. Che bravo bambino. Allora, leggiamo a Giorgia la favola. Scusate, mi stavo affogando. La favola per farla andare a dormire. Vedete lei come aumenta l'immaginazione, ragazzi? Cioè, proprio nel giro di pochi secondi. Acquisita l'abilità di immaginazione. Cioè, l'avevamo capito. Ok, lei sta dormendo. Lui dovrebbe andare in bagno. Lei invece, raga, a questo punto, sfruttiamo la situation e chiedi di chiacchierare con Mary. Chiediamo anche i soldi a Mary a questo punto. Oh, Mary Guerra ci ha appena chiamato. Molto bene. Vabbè, ma scusa, in tutto questo, abiti, cambia d'abito. Ti puoi cambiare e metterti abiti normali? Eccola, Mary. Ok, racconto una barzelletta, lei è sicuramente fra le... Dai consigli genitoriali. Che fa? Salta. No, vabbè, adoro, raga. Amichevole, carriera politica, raccoglie una donazione, 1000 simoleon, ovviamente. Come vorrei anch'io degli amici che mi regalassero 1000 euro così, en passant, chiedendoli senza problemi. Acquisita l'abilità di comunicazione per la nostra piccolina. Qui invece, chiedi di chiacchierare con Jennifer. Eh beh, sì. Raga, ci mancano 3000 simoleon. Adoro. Adoro, adoro. Dai, esci. Jasminder, Jasminder. No, che fa? Quella è Mary. Eccola, Jasminder. Beh, tesoro, senza indugiare anche tu troppo. Dammi 1000 simoleon, via. Al volo, veloce proprio. Veloce. Vediamo se ce li dà senza problemi. Speriamo di sì. Beh, se raggiungiamo la seconda stellina non sarebbe male, eh. Daniele è riuscita ad assicurarsi 1000 simoleon. Molto bene, lei è furente per il baccano che bussa alla porta. Chi è che sta facendo casino? Ma credo che a questo punto sia il figlio adolescente che fa casino. Sì, ragazzi, è Aaron! Allora, innanzitutto presentiamoci furentemente per il rumore. E poi però facciamo una presentazione incantevole. Ma ti immagini col ragazzino? No, ma dai. Daniel? Lui è flirtante, te credo. Stava a fa fichi fichi, senza genitori. Facciamo che ci lamentiamo furentemente? Vabbè, ciao. Poi me la vedo da solo, raga. Si è rotto, sostituisci. Che cosa devi fare? Dovresti dormire, ma perché non riesci a dormire? Secondo me perché c'è la televisione accesa. Ah no, perché c'è troppo rumore. Va bene. Comunque ragazzi, nel prossimo episodio il nostro Gabriel crescerà. Organizziamo magari una festa di compleanno da qualche parte, non lo so. Nel frattempo il nostro Raj
Prende la promozione? No, per ora niente, raga, non la prende che non la prende. Va bene. E io vi mando un bacio dal vostro Daniele Danzu. Non vi dimenticate di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace e fatemi sapere cosa ne pensate anche di questa possibilità che il nostro Gabriel vuole dare al suo papà. Io credo che voi sarete molto felici di questa cosa, ma ragazzi, vi ricordo che Jerome non vive da solo e quindi immaginatevi cosa possa esserci. Il gioco in tutto questo si è bloccato. Io vi mando un bacio, vi aspetto al prossimo episodio e ciao a tutti!